tra la gioia effimera e la cocente delusione, tra l'illusione del successo e la doccia fredda della sconfitta. Non sono mancate sicuramente le emozioni all'esordio del Napoli nella Final Eight della categoria Under 17 A e B. L'avversario al Manuzzi di Cesena è di tutto rispetto. C'è l'Inter, dominatrice del girone B, davanti all'Atalanta, vittoriosa al trofeo Beppe Viola. I nerazzurri hanno la difesa alta, cercano di essere propositivi. Il Napoli è attento, concentrato, determinato e chiude tutti gli spazi. Al 13° una magia di Gaetano porta gli azzurrini in vantaggio. Punizione a 2, finta del numero 10 azzurro e tiro dai 25 metri che si insacca nell'angolo destro della porta di Mangano. L'Inter accusa il colpo, la reazione è farraginosa, bloccata dalle capacità difensive del Napoli che invece cresce sulle ali dell'entusiasmo. Al 29° la prima situazione pericolosa costruita dall'Inter. Lancio lungo di Zappa, Pinamonti sfrutta la sua stazza fisica, anticipa sia Esposito che Bartiromo. Il suo colpo di testa rischia di beffare Scheper, che perde l'equilibrio, scivola, ma riesce comunque a bloccare la sfera. L'Inter acquisisce fiducia e un minuto dopo mette nuovamente ansia al Napoli. Russo Pio si incuna tra le linee, riesce a guadagnare lo spazio per la conclusione, ma il suo diagonale termina di poco al lato. Al 33° Gaetano decide che la giornata delle grandi intuizioni non è ancora finita e inventa un'altra magia che illumina il Manuzzi di Cesena. Parte palla al piede, supera due avversari in progressione, passa in mezzo a Nolan e Van Eusden, gli nasconde la sfera con una giocata fantastica che lo mette a tu per tu con Mangano, battuto ancora una volta dall'attaccante azzurro. È il 20° gol nel campionato Under 17 A e B per Gaetano, tra regular season e Final Eight. È una rete preziosa che consente agli azzurrini di chiudere sul 2-0 la prima fazione di gioco. All'ottavo della ripresa il Napoli potrebbe andare addirittura sul 3-0. È da Dio a costruire la ripartenza. Il centrocampista azzurro salta un avversario, allarga sulla fascia destra per Della Corte, che va al cross. Gaetano raccoglie palla sul secondo palo, prova il dribbling su Zappa, che atterra il numero 10 azzurro. L'intervento meriterebbe l'assegnazione del calcio di rigore, ma l'arbitro Nube non è dello stesso avviso e lascia correre tra le proteste del Napoli. L'Inter preme soprattutto sulle fasce laterali. Corti manda in campo Merola al fianco di Pinamonti e passa al 4-4-2. Carnevale corre ai ripari, inserendo Marino per Della Corte e scegliendo un abbottonato 5-3-2. Al 14° c'è l'episodio che cambia la partita. Ceneghin intercetta un passaggio errato di Calabrese e sviluppa l'azione dei nerazzurri. È lui a portare avanti di testa il pallone sul rinvio di Riccio. La caparbietà del capitano dell'Inter viene premiata quando il tiro di Rover è deviato con il braccio in area di rigore da capitano Esposito. Il direttore di gara assegna il penalty. Scheper intuisce la conclusione di Pinamonti, ma non riesce a deviarla. La sua conclusione dal dischetto si insacca nell'angolo alla destra del portiere azzurro. La rete del 2-1 sposta l'inerzia della gara. Dopo un minuto i nerazzurri trovano anche il gol del pareggio. Gaetano si intestardisce nel dribbling in mezzo a quattro avversari. Sala gli ruba palla e disegna una precisa apertura sulla destra per Emmers, che va al cross. Pinamonti anticipa tutti e di destro batte Scheper per la seconda volta. 2-2, è tutto da rifare per il Napoli, che ha il merito di non disunirsi dopo la beffa e la rimonta subita. Gli azzurrini hanno anche l'occasione per tornare in vantaggio. Al 37° ci prova Russo dalla distanza e bravo Mangano a non farsi ingannare né dalla deviazione né dal rimbalzo del pallone mandato in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner Gaetano va a segno, ma in posizione di fuorigioco. Tiro di controbalzo di Bartiromo, l'attaccante azzurro anticipa Mangano di testa, il pallone si infrange sulla traversa, poi lo stesso Gaetano a siglare il tap invincente, ma il gol è annullato dalla terna arbitrale. A 2 minuti dalla fine, il campano scuola Capua, Merola, protagonista anche un anno fa nella semifinale del campionato giovanissimi nazionali, infligge una cocente delusione agli azzurrini. Lancio lungo di Sala, Esposito tocca il pallone di testa. Merola è il più lesto di tutti a controllare la sfera di petto e a battere Scheper per la rete del definitivo 2-3. Il Napoli non riesce più a rendersi pericoloso,
Il match scivola verso il fischio finale. L'Inter protegge il vantaggio e balza in testa alla classifica del girone 2. Il pareggio tra Palermo e Juventus tiene in equilibrio la classifica del gruppo. Domani il Napoli torna in campo proprio contro i bianconeri. Bisogna smaltire in fretta la delusione, stare sul pezzo per giocarsi le proprie chance di qualificazione alle semifinali e tenere ancora in vita il sogno scudetto. Il 2-0 all'intervallo aveva acceso l'entusiasmo. Che delusione alla prima, ma la Fanalate non è ancora finita.